Tutte benvenute a un nuovo video e questo sarà il video sui prodotti top per quanto riguarda il make up del 2017. Sto registrando anche a febbraio, ma rispetto all'anno scorso sono prima, visto che quello dell'anno scorso ve l'ho pubblicato mi pare ad aprile. Comunque partiamo subito con il video. Ho selezionato un po' di prodotti, ma vi ho cercato di mettere prodotti che non vi ho messo negli anni precedenti, però purtroppo, per forza di cose, ve li ho dovuti inserire perché sono prodotti che io continuo ad amare. Non che quelli degli anni passati non mi piacciono più, anzi li amo, però ho cercato di non inserirli, se no dovevamo fare ogni anno, insomma, sarebbe stato a lungo non lo so quanto questo video, se continuo a blaterare lo sarà ancora di più. Comunque, vi ho inserito appunto i prodotti che davvero ho apprezzato davvero tanto, anche se appunto ve li ho mostrati negli anni passati. Naturalmente ci sarà la playlist con i top, credo che dovrebbe esserci, ma se non c'è la creerò. E comunque anche questo video per le nuove iscritte, anche per chi si è appena iscritto sul canale, quindi non vuole andarsi a vedere i video precedenti, comunque alcuni già ve li mostro qui. Parto subito dai prodotti, partiamo dai prodotti viso. Insomma, ho selezionato due scatole, tra l'altro alla fine vi mostrerò anche due flop, che purtroppo mi dispiace, ho trovato anche due flop, quindi ci saranno, sarà top e flop. Partiamo dal fondotinta. Il fondotinta che più ho amato, in realtà anche questo è uno dei vari, questi cominciamo bene, è uno dei vari prodotti che vi ho già parlato lo scorso anno, ma non posso non metterlo, ed è il fondotinta alta coprenza di Bottega Verde. Io amo questo fondotinta, l'ho scoperto a fine 2016 usando dei campioncini e l'ho comprato perché davvero ne basta pochissimo e copre davvero bene. Non ce l'ho su oggi, quindi non potete vedere la resa. Comunque, oltre ad essere alta coprenza, è anche alta tenuta. L'ho messo a dura prova, durissima prova, questo 2017, utilizzandolo sia per un matrimonio a settembre in una giornata molto umida, ma anche e soprattutto quando sono andata a Verona per il concerto all'Arena di NEC. Io sono stata in giro tutto il giorno camminando, calinando, perché ho fatto una scala lunghissima, niente, questo è rimasto dove era, quindi come non promuoverlo, ed è appunto alta coprenza di Bottega Verde. La mia è la colorazione caramello, è davvero un ottimo prodotto. Secondo prodotto che vi vado a mostrare, sempre già, ma questo è più che altro è la combo di questi due, perché vi parlo della cipria HD di Make Up For Ever. Questa, come potete vedere, è la versione in polvere libera piccola da 5 grammi che io ho acquistato qualche anno fa. Questa cipria io l'ho usata sempre in combo o con questo fondotinta o con altri, o mi è capitato di usare dei campioncini, ma questa, come questa, guarda, è fine, non si vede, essendo bianca non si vede, e mi piace tantissimo. La uso con un mini pennello kabuki che non credo di avere a portata di mano, se ce l'ho, se ce l'ho qua, questo mini kabuki che è di 10 andem di qualche annetto fa, perché adatto a proprio alla dimensione del tappo. Me la sono portata anche questa, l'ho riapplicata, insomma, me la sono portata in giro a Verona, appunto, me la sono solo riapplicata a metà giornata, insomma, giusto perché avevo un po' sudato, ma alla fine davvero è un'ottima davvero cipria, non mi ha dato nessun problema sulle foto, ottima, ottima, ottima. Poi passiamo, questa scatola che non serviva, passiamo ai terra, l'unica che possiedo, l'unica che uso quando mi ricordo di usarla, comunque è un po' scavata, ed è questa qui, la Chocolate Soleil nella colorazione medium deep matte bronzer. Io la uso proprio solo come leggero contouring e non faccio contouring eccessivo, non faccio questa è opaca, insomma, sì, matte opaca, quindi la faccio solo un leggero contouring, non faccio contouring pesante, quindi uso solamente questa. Ho delle palette con delle terre all'interno, ma sono più che altro terre bronzer, perché hanno della perlescenza all'interno, ma non lo uso come bronzer, quindi per dare l'effetto sole no, non lo faccio io.
ed è questa qui, mi piace tantissimo perché dura davvero tanto, insomma. Tra l'altro mi sa che cambieranno anche il pack, ho visto delle foto ultimamente su Instagram dalla pagina, non mi ricordo se è proprio Too Faced o di J-Rod, dal account di J-Rod, che appunto cambieranno il pack esterno. Tra l'altro questa è la versione mini taglio, tra l'altro. Poi blush, ne ho da mostrarvene tre. Da quale parto? Parto dal primo, che quello forse ne ho usati, allora sono sia quelli che ho amato di più che quelli che ho usato di più. Il primo che vi mostro è un blush Icos, che è di Lancôme, che ho da credo un paio d'anni, sì, da 2 anni esattamente, ma siamo ancora in queste condizioni. Ecco qua, la rosa è un po' andata, mi piace tantissimo. L'odore è leggero, appena appena si sente, ma questo praticamente io l'avevo acquistato perché avevo fatto una seduta di trucco in cui il truccatore, o forse perché ero andata con i miei soliti occhi ben evidenti, mi disse: ti faccio un trucco da giorno adatto proprio al tuo viso, e abbinò questo blush proprio alla mia colorazione di pelle, che è la colorazione appunto Brun Rock, la 011, qui credo di averlo detto bene, che è il blush subtile di appunto Lancôme. C'era appunto quella seduta trucco, e tra i vari prodotti appunto comprai comunque, insomma, andare sana senza comprare il blush, ma è stato uno di quegli acquisti fatti bene, un blush che io riesco ad applicare, a stratificare, a modulare davvero bene, mi piace davvero tanto. Un blush agli antipodi proprio, che io amo, io questo blush lo uso tantissimo, e sto parlando del blush della linea Instain di The Balm, acquistato stesso un paio d'anni fa, questo però acquistato in provincia di Milano, ero con Alice. Ah, tra l'altro, se vi interessa, vi lascio giù o comunque qualche scheda, il link al video dove vi mostro appunto il trucco di questo blush. Dimenticavo. Dicevo, avevo comprato questo qui quando ero stata a Milano, ed è il blush nella colorazione Pinstripe, ed è il blush che io utilizzo ogni volta che vado ad utilizzare un prodotto sulle labbra scuro, siccome io lo uso tantissimo, quindi questo è stato ben, è ben utilizzato. Non sembra che io l'abbia usato tanto, però questo, essendo della linea Instain, bisogna prelevarne poco prodotto, se no vi fate l'effetto chiazza. Però andando a prelevare pochissimo prodotto si vede, poi se volete qualcosa di più eccessivo, di più strong, andate a mettere più prodotto, però dura veramente tanto. Questo mi piace, a parte il pack, che mi piacciono di questi fatti in questo modo con magnetici. Io lo tengo poi tra l'altro sempre nel cartoncino, insomma, sì, sono un po' ossessiva su queste cose, a volte alcune cose le tengo nello scatolino, questo sì, mi piace veramente tanto. Altro blush invece che ho usato è questo qui, è un blush di Sleek, che però io ho in un pack, in un'altra confezione extra. Sto parlando, come ve lo mostrerò questo, aspettate che lo posso, di questo blush qui, che quasi sono arrivata alla cialda, ed è il blush Color Antique. Non ve li ho mostrati i colori del blush, forse sarebbe stato meglio. Ed è questo colore qui, proprio, che è leggermente più intenso, ve lo mostro appunto a paragone. Di quello di Lancôme, che è questo qui, che come potete vedere infatti ha una punta di malva. Ve lo mostro, vi mostro anche quell'altro, scherziamo. Ecco qui, vedete, sono a scala. Lancôme Sleek è quello di The Balm. Non so se li riuscirete a vedere. Ecco. Sì, purtroppo io non so come mostrarveli. Insomma, quello di vediamo di togliermi l'orologio. Quello di Lancôme non tanto si nota, ma è qui, perché appunto è molto leggero come
come appunto come blush, però appunto ripeto, riesco appunto a stratificare e utilizzare tantissimo. Questi, ripeto, sono i blush che ho amato tanto. Passiamo ai mascara. Sì, perché io mi ero fatta una lista. Sì, mascara ne ho due da mostrarvene. Sacco di cose, no, non sono tante. Ne ho due da mostrarvene. Uno, allora, io questo lo continuo ad amare, cioè sta finendo. Sicuramente prossimamente lo vedrete in un video dei finiti, ma io lo cerco di tirarvelo ancora. È un mascara che io amo ed è il Better Than Sex di Too Faced. Lo faccio vedere al contrario. È una mini taglia, ma voi dite come cavolo fai? Praticamente è fatto così a clessidra, questi. Io non amo gli scovolini, o meglio, in passato non ho mai amato gli scovolini, i mascara con lo scovolino fatto così in setole, ma questo mi ha fatto amare praticamente questo applicatore. Mi piace, ce l'ho su anche oggi, non so se si riuscirà a notare. Ed è un mascara davvero ottimo. Purtroppo ultimamente sta durando pochissimo perché appunto, insomma, ce l'ho anche aperto da un bel po' di tempo, ma è giusto così. Finirà anche lui, pazienza, ma ripeto, io non potevo non metterlo, un mascara che io amo, come facevo a non metterlo in questo video? Un altro mascara che ho scoperto, o meglio, avrete visto il video sulla scorta di mini taglie, sulla scorta appunto di make up e il video anche sulle mini taglie. Io di questo mascara ne ho due, trovato nel giornale, ne ho aperta una a maggio. Sto parlando delle Volume di Chanel. Questa è stata una vera scoperta, una scoperta perché non questo qui è lo scovolino, ecco appunto come piacciono a me, in silicone con i dentini. Questo definisce le ciglia ma in una maniera perfetta, cioè fa le ciglia così, wow, cioè non effetto ciglia finte come può essere il Better, ma come piacciono, come sono sempre piaciute a me, definite con un po' di volume, se vado ad applicarne proprio dalla radice dà tanto volume, quindi mi piace davvero tanto. Questa è una mini taglia che dicevo un mese, io ce l'ho aperto da maggio, stiamo a febbraio, mo fa l'anno, vabbè. Dettagli, ma ancora, cioè, resiste. Il prodotto ce n'è ancora perché comunque l'ho utilizzato nelle occasioni, me lo sono portato appunto a Verona, ma me lo sono portato nelle utilizzato nelle occasioni perché vendo vari prodotti da finire, alcuni davvero ottimo. Sto pensando, insomma, faccio un pensierino in futuro di questo quando finirò tutti i mascara. Sì, li riuscirò a finire. Passiamo adesso a un prodotto che non so se ci sarà ancora se c'è ancora, perché io ultimamente quando sono andata allo Stand Essence non l'ho visto, della verità non me ne sono accorta se c'era, anche perché ho detto vabbè, ora vedremo un po'. E mi sta anche per finire, sto parlando della Primer Eye Color Intensifying. Mi è piaciuto tantissimo questo primer perché a volte io l'ho utilizzato da solo. Avendo questa perlescenza rosata all'interno, fatto, ecco, io dove cavolo li faccio, li svuoto, è un po' sbagliato, l'avevo fatto, non so se si riesce a notare, è leggermente rosato e questo praticamente esteso dà proprio luminosità all'occhio, quindi fa proprio risaltare. Io a volte ho messo solo questo praticamente sfumato, dava proprio quell'effetto, mi toglieva appunto le discromie, quindi non era come mi è piaciuto, avevo utilizzato in passato la Love Stage che mi era piaciuto, ma quello andava a coprirle, questo coprire basta, mentre questo dava anche luminosità. Due palette che ho deciso di inserire per quanto riguarda il discorso occhi. Io non mi sono truccata molto, non ho truccato molto gli occhi durante l'anno, un po' per tempo, un po' perché mi sono venute delle irritazioni agli occhi, ne ho parlato anche nel video dei Top Beauty, Top e Flop Beauty. E, ho truccato poco gli occhi, ma quando sono andata a truccare gli occhi ho utilizzato sempre o quasi questa. Sì, ve l'ho messa anche l'anno scorso, è la Basics di Urban Decay. È una palette questa qui, beh, basica, che però mi ha aiutato tantissimo quando se avevo un po' di tempo, se dovevo comunque
truccarmi, insomma, capitava, insomma, non è che non mi sono truccata proprio, però se avevo tempo andavo ad usare questa palette e come struttura appunto di tutto il trucco, e poi andavo ad abbinare magari un ombretto in crema al centro, un ombretto colorato, un ombretto di un colore diverso, però questa è quella che mi ha aiutato tantissimo, me l'ha portata anche in viaggio. Non è, sembra tanto scavata, però è stata ben utilizzata. Tra l'altro il primo colore è Venus, è davvero un bellissimo illuminante, davvero bello, non so se... Ve lo riuscirò a mostrare, no, non si vedrà un cavolo. Comunque, io avevo preso questa, a parte che mi piaceva di più perché c'è il nero all'interno, a parte perché mi era capitato in un... ero andata da Sephora e c'era appunto un truccatore proprio di Urban Decay, e avevo chiesto appunto informazioni su quale mi potesse stare meglio sui toni del mio viso, e mi aveva appunto consigliata la prima versione. Un'altra palette che ho utilizzato anche sugli occhi. In realtà questo trucco un po' particolare, insomma, un po' come stanno andando di moda oggi. Questo periodo, insomma, questi trucchi caldi, in realtà poi l'ho fermato un po' con un ombretto freddo all'interno, ed è la palette di Makeup Revolution nella versione Neutrals vs Neutrals. Io questa palette l'ho comprata così. Non è che ci avevo tanto pensato. È capitato. L'ho acquistato un anno fa per una promo su Machillalia, e tutta colpa di Conci, Frivoliamoci, nel canale Frivoliamoci. Se non la conoscete, andatela a guardare. Si trucca benissimo, a parte che ha degli occhi fantastici, colore di occhi bellissimo. In quel periodo, appunto, che cosa prendo, che cosa non prendo, lì aveva nelle stories, aveva inserito questa palette, consigliandola anche perché era in promozione. Ho detto, vabbè, per quello che stava attorno, non mi ricordo se, mi ricordo 8 euro, però non mi ricordo se era il prezzo promozionale o il prezzo suo, quindi poi l'ho scontata, adesso non mi ricordo. Quindi comunque una palette low cost, che costa appunto sotto i 10 euro. Ha un costo superiore, ripeto, adesso non mi ricordo il prezzo, forse sarebbe stato meglio che l'avessi visto prima, rispetto alle Redemption, quelle, giusto per farvi capire, queste qua, queste fatte così. Questa, ad esempio, io ho il dupe della Naked 1, e ne ho, opla, ho spostato il carrellino dove sta la fotocamera, e la qualità si nota, la differenza di ombretti di qualità si notano. Questi rispetto al, allora ve la mostro, ed è questa qui. Gli ombretti, come vi dicevo, qualitativamente sembrano migliori perché hanno una grana più fina, quindi sono più facilmente utilizzabili. Per il trucco che ho usato, che ho fatto oggi, ho utilizzato 1, 2 e 3 nella piega, insomma, questi due poi per intensificare. Questo come ombretto centrale. E naturalmente questo, che è Bias, che come potete vedere è stato strautilizzato. Questo in realtà, eccolo qua, vediamo se lo riesco a mostrare, non si vedrà, mi dispiace, perché questo è un bellissimo ombretto. Quando l'ho presa, appunto, dicevo, questa palette non mi è arrivata, un po' l'ho utilizzata, e nel mese, credo in primavera praticamente, tra marzo e aprile, ho usato tantissimo questa palette 1, 2 e 3, usando questo nella palpebra fissa, mobile, scusate, questo come illuminante, questo nella sfumatura. Praticamente io usavo questa palette quasi tutti i giorni. L'ho usata tanto, anche se quando mi è arrivata credevo di usare maggiormente queste tre varianti, ma davvero un'ottima palette. Ho cercato di vedere a quale si ispirasse. Francamente credevo che fosse un'idea, appunto, del brand, anche se molto spesso sono ispirate ad altre palette, magari articoli più famosi, però mi è uscito solo a una Giovia, ma non mi ricordo quale, ma la Giovia aveva meno ombretti, quindi non so se appunto era ispirata a quella o a qualche altra, non lo so.
anche perché è uscita, se non ricordo male, 2 o 3 anni fa, adesso di preciso non me lo ricordo, però davvero non ci do, non ci, se l'avessi vista magari uno stand, non so, forse toccandola forse l'avrei comprata, ma vista se l'avessi dovuta acquistare così, facendo un ordine, cosa prendo, cosa non prendo, questa non l'avrei presa. Però sul suo consiglio, grazie Conci, mi hai fatto spendere i soldi, ma mi sono trovata davvero bene con questa palette. In realtà ne avevo comprato un'altra che credevo di dover utilizzare maggiormente, che è la Hot Smoked, ma l'ho usata pochissimo, che è questa qui, perché io amavo la Smoked, la vecchia Smoked di Urban Decay, ma poi quella non l'ho usata. L'ho usata credo un paio di volte, anzi ultimamente l'ho presa e mi sta piacendo, ma comunque siamo già nel 2018. Passiamo adesso ai prodotti labbra. Per quanto riguarda i prodotti labbra, accorciamoci le maniche, ne ho tantissime. Non so se riesco a farvi degli swatch, perché comunque sono un po', non sono tantissimi, ma ce ne sono. Allora, parto mostrandovi delle matite, le matite labbra. E vi mostro delle matite labbra che sono fuori produzione. Io ve le mostro lo stesso perché io le amate tantissimo queste matite labbra. E se non ho capito male, usciranno nel nuovo riassortimento Essence, perché appunto sono matite Essence, no, con un altro nome, perché nell'autunno-inverno le hanno tolte, non c'erano più. Tra l'altro non me ne sono manco accorta quando le hanno messe a saldo, altrimenti avrei preso altre 2 colorazioni. Però fatto sta, sembra che siano simili a queste, non ne sono sicura, e sto parlando delle Ultra Last Lip Liner, queste matite che sono praticamente velluto puro sulle labbra. Ora che stanno uscendo tutti questi rossetti, li ho visti da Pupa, ma mi sa che li ho fatti anche altri brand. Queste praticamente, questa è una che è Lilac Season. Non so se lo riuscirete a vedere, sono delle matite là, matite dal finish opaco. Proprio velluto sembrano le labbra, sono morbidissime. Io le utilizzo a mo' di rossetto da sole, non senza altro rossetto sopra, solo queste qui mi durano parecchio, non seccano. L'unico problema è che se mangio, come al solito, le mie cose o le uso un po' vanno via. Ve ne ho parlato già in qualche video del cosa sulle mie labbra, credo di settembre. Ve ne ho messe 3 lì, mi pare che 3 ve ne avevo messe lì. Mi ricordo settembre perché ieri ho dato un'occhiata a quello di ottobre, ma non c'era. Comunque sono, io ne avevo 4 e davvero un'ottima matita. Non so, ripeto, sicura se sono le stesse, ma probabilmente le rimetteranno. Poi non so perché, secondo me fa un prodotto buono, lo leva davanti. Poi invece quelli che non sono buoni ce li teniamo avanti. Un'altra matita che io ho scoperto 2000, a fine 2016, ma l'altro giorno ne ho comprate 4. No, non ne ho come 4, ne ho comprate l'altro giorno. Praticamente ora sono a quota 7 matite. E sto parlando della matita intensa di Bottega Verde, che tra l'altro ce l'ho anche sulle labbra oggi, ed è questa qua, che è la matita, la colorazione malva. Non so se si riesce a vedere. Anche questa l'ho usata spesso da sola. E sono matite appunto che si possono utilizzare non solo come bordo, stanno lì ferme, ma anche su tutte le labbra perché sono morbide. Queste tra l'altro hanno anche l'estratto di malva, tra l'altro ho preso proprio malva. Sono morbidissime, quindi non seccano le labbra. Io le ho utilizzate davvero come base, sempre, spesso, insomma, in base alle colorazioni. Adesso che ne ho 7, quindi le potrò utilizzare ancora di più. Però davvero, se vi capita, ve le straconsiglio. Poi passiamo adesso ai rossetti. Parto sì, dei rossetti. Cercherò di andare in modo dal più economico. Insomma, ci sono comunque 3, 6 rossetti più 3 rossetti liquidi. Il più economico che vi vado a mostrare è. Preso questa come colorazione, ma in realtà ne ho altre 5, ed è i rossetti Mega Last di Wet n Wild. Questo è l'ultimo che ho acquistato, che è Beritol, ma davvero sono degli ottimi rossetti, durano tantissimo, mi piacciono un sacco. In uno degli ultimi, questo ve l'avevo mostrato nel cosa sulla mia labbra di ottobre, ma
mi pare in quello di novembre abbiamo messo anche Vamp It Up, mi pare, non mi ricordo. Comunque, ne ho diversi e davvero sono degli ottimi rossetti, si applicano facilmente. L'unico problema è il tappo, ma vabbè, per meno di 3 euro, perché mi pare che costino per la precisione 2,99, quindi glielo facciamo passare il tappo, che il fatto che vada fuori dalla confezione, quindi si sporchi il tappo. Pazienza. Un rossetto che vi ho mostrato nel video del coso sulle mie labbra di dicembre, mi è piaciuto tantissimo, l'ho usato tanto quest'anno, e questo rossetto di Mesauda. Io ce l'ho solo in questa variante, che è la colorazione 118 Dancing Queen, che è questo nude. Faccio vedere un altro nude, stranamente questo nude rosato, ma sulle labbra io lo sento idratante, ve lo dico anche in quel video. Praticamente io questo ogni volta che lo applico, quando più o meno ho le labbra un po' disidratate, anche se vado a mettere spesso il lip balm, può capitare, bevendo poca acqua, che le mie labbra siano un po' disidratate. Quindi sento come se va a fare quell'effetto di curativo delle labbra, quindi mi piace davvero tanto. Sarà la colorazione, comunque questi fa parte, se non ho capito male, della linea Backstage. Un rossetto che ho usato tanto, soprattutto in primavera, perché appunto l'ho preso in primavera, credo da marzo-aprile l'ho acquistato, comunque l'ho usato parecchio, e sto parlando di questo rossetto di L'Oreal. Sì, questa è una limited edition, però ve lo inserisco lo stesso, perché questi rossetti di L'Oreal sono praticamente gli stessi che trovate in linea permanente. Infatti mi era capitato di questa collezione di aver preso uno che avevo già nella collezione, in un'altra collezione, e comunque l'ho trovato anche in un altro pack semplice. Questa colorazione, quello ispirato proprio alla bestia, il numero 703 Django, ed è questo color cioccolato marrone, appunto, davvero belli. Quell'odore di questi è davvero. Mi piace l'odore di questi rossetti L'Oreal. Insomma, si vede che io l'ho usato, insomma, parecchio. È un rossetto, come potete vedere, dal finish luminoso, ma comunque questi rossetti, ripeto, a me piacciono tantissimo. Un altro rossetto che ho scoperto quest'anno, è il rossetto, io ce l'ho solo in questa colorazione, forse prenderò altre. È il rossetto lunga tenuta nella versione sticca, appunto, di Bottega Verde. Questo non l'ho inserito in quelli di dicembre, ma vabbè, pazienza, uno dei vari rossi che non ho inserito. Ed è questo rossetto qui, opaco, ma non opaco cupo, opaco satinato, proprio dovremmo dire. È un bellissimo colore questo qui, davvero bello. Mi piace tantissimo, dura tanto sulle labbra. In effetti questo ha all'interno, tra l'altro, olio di argan e vitamina E, quindi è proprio confortevole applicarlo sulle labbra. Sempre parlando di rossetti in stick, quindi finiamo i rossetti in stick, poi vi mostro quelli liquidi. Un rossetto che ho comprato, un MAC che ho acquistato quest'anno, è stato questo qui, ed è Instigator. Lo bramavo da anni, da quando è uscito, ma è un rossetto della linea matte, non retro matte, quindi è anche confortevole sulle labbra. Vedete questo violaceo, davvero bello, è elegante quando andate ad applicare con una semplice riga di eyeliner, proprio subito elegante. A me piacciono questi. Vabbè, elegante, ma è anche bello, essendo bello intenso, dà proprio quell'effetto rock. Sì, anche un rossetto può essere rock. Si Cavolate a parte, è un rossetto che mi piace tantissimo per quanto riguarda soprattutto il colore e il finish. Un altro rossetto, ed è questo, l'avete visto anche questo come il MAC nei miei regali di compleanno, è il mio primo Chanel, che è Rouge Coco, nella colorazione 406 Antoinette, che è il mio vero nome. Allora,
il rossetto è questo, ve lo inserisco tra i top, anche se in realtà questo l'ho usato pochissimo, ma ve lo inserisco nei top perché comunque un rossetto di Chanel, il primo rossetto di Chanel, non lo vuoi mettere nei top, ma soprattutto se dura alla focaccia barese, se lo guadagna il posto nei top, ed è questo qui, è un rossetto un po'... My lips but better, un po' intenso, diciamo così. Infatti le mie labbra sono un po' pochettino più chiare di queste. Quindi va bene, adatto, è proprio adatto a me, quindi è mio proprio. Rossetti liquidi, visto che prima vi ho nominato Bottega Verde, tenuta intensa, vi mostro questi che comunque restano sempre, ve l'ho già mostrato, resta sempre il mio rossetto liquido preferito in assoluto. Basta una passata leggera, copre benissimo. Se voglio, posso fare appunto una semplicissima passata leggera e quindi copre benissimo. Non dà fastidio, non tira, mi dura un sacco. Quello che ho, l'ultimo arrivato è stato questo qui che è rosa velluto, ma quello che più vado a preferire è questo qui che è rosa shocking. Ho anche Anguria che è un altro rosso insieme a un altro, vedete? Mi mosso tutte e due. Io scarico un pochettino, appunto. Ecco qua, cioè, Madonna mia, come l'ho fatto lo swatch! Vedete che bei colori, cioè tra l'altro sono anche delle belle colorazioni intense che durano e che non danno fastidio. Tenuta estrema con olio di rosa bianca e vitamina E, quindi ecco perché non seccano le labbra. Altri due sono state le scoperte, altre due scoperte di quest'anno. Uno è il rossetto liquido, o meglio la cream lipstick, nella mia, io ne ho solo uno, la colorazione Bohemian Purple numero 35 di Sephora, usata tantissimo. Mi piace questa perché più o meno come quelle di Bottega Verde, non... Madonna, voi la vedrete di un altro colore probabilmente, violaceo, sì, un po' violacea, perché comunque è questo colore qui che si chiama Bohemian Purple, quindi un po' di violacea, ma è davvero un'ottima tinta, un ottimo rossetto liquido, anzi cremoso, perché comunque è cream fantastica, dura tantissimo, non mi dà problemi. Un'altra, l'ultima che vi vado a mostrare è la Meet Matte Hughes nella colorazione Adoring. Io questa l'adoro letteralmente. Quando uscirono le volevo, poi l'ho comprata l'anno scorso per il Black Friday su Machillalia ed è stato forse il miglior pezzo di quell'ordine. Me la metto qui. Guardate che bel colore intenso. Bellissima, dura. Ha questa profumazione mentolata che a me non dà fastidio, ma dura tantissimo, non dà fastidio, è leggera. Quelle di Bottega Verde si percepiscono ancora meno, questa si percepisce leggermente, ma queste qua sono davvero le mie preferite in assoluto. Prima che la luce vada via del tutto, vi mostro adesso gli ultimi due prodotti, che sono due prodotti flop. Il primo è una BB cream. Io credo che le BB cream non siano il prodotto adatto a me perché io cerco coprenza, purtroppo cerco anche un po' di coprenza, purtroppo non tutte lo fanno, quindi credo che... Vabbè, questa qui, quella di Astra, non copre niente, anzi, mi scurisce solamente. Io quando la vado ad applicare, forse dopo un po', cioè come la applico, vedo la pelle del viso più scura. Tra l'altro mi dà anche a volte un po' di fastidio, quindi credo sia anche una cosa mia. In effetti questa la utilizzo quando devo stare, che poi a volte il problema è di questa, che per dare un effetto migliore al viso, devo andare poi a settarla con una cipria colorata. Meno male che ce l'ho ancora, in effetti ho una cipria, appunto la vado a settare con la cipria di Bottega Verde compatta, che è questa qui, che ha un buco enorme, che avrei potuto finire già da un sacco di tempo. Brava, è caduto pure il dischetto, come potete vedere è quasi finita, ma la tengo proprio per quella, perché appunto è quella che mi va praticamente a sistemare
questa BB cream appunto per non cestinarla perché ce n'è ancora all'interno. Purtroppo credo sia una cosa anche mia perché comunque non ho necessità, ma su di me proprio non va, mi scurisce. Dopo un po' la devo andare appunto a sistemare con la cipria, quindi un lavoro maggiore. Non è un, io questa l'avevo acquistata. Antidroidrata, protegge, effetto naturale, leviga, opacizza, corregge imperfezione, fa poco e niente praticamente. Forse idrata, ma mi idrata un po' troppo su di me, davvero, per me è stato un flop. Non riesco ad utilizzarla, la tengo lì, però ogni volta che dico no, vabbè, la uso così la finisco, la uso così la finisco. Però per quello che dovrebbe essere questo prodotto di accorciare i tempi, perché quando l'avevo comprato appunto mi serviva un prodotto per accorciare i tempi, ma no, ci impiego più tempo, quindi non è adatto a me. Preferisco il fondotinta, magari anche un po' leggerino e via. Un prodotto che non so a dire la verità se Bottega Verde lo faccia ancora. E mi dispiace bocciare un prodotto di Bottega Verde, ma purtroppo devo farlo. E sto parlando dell'ombretto liquido. Questo qui, extra tenuta. Io tra l'altro avevo preso questa colorazione qui, che è la colorazione... Vabbè, c'è il codice sotto, che è questo viola. Mi era piaciuto tanto, il colore è stupendo. Il problema è che questo svanisce, svanisce proprio. Mostro qui, anzi, ho prelevato proprio pochissimo, quindi cosa vedrete non lo so. Ecco, il colore è questo. Il problema è che svanisce e va nelle pieghe, cioè non si dura, ma rimane giusto la pearlescenza, rimane la pearlescenza, mentre l'intensità del colore no. Quindi purtroppo questo, io questo l'avevo acquistato a fine 2016, se non ricordo male. Sì, l'ho acquistato a fine 2016, quindi l'ho provato, ma tra l'altro l'ho provato alcune volte come davvero ombretto al volo, visto che era questo, ho detto l'applico, sì, ma poi non c'era più niente, tra l'altro a volte mi capitava di trovarmi delle cose luminose qui, quindi no, purtroppo. Mi dispiace Bottega Verde, io amo i tuoi prodotti, ma purtroppo questo lo devo bocciare. Tra l'altro non so neanche se lo facciano ancora perché non l'ho visto in negozio, quindi boh. E nulla, 37 minuti, e meno male che io volevo fare un unico video con il beauty, e meno male che ne ho fatto uno solo, sennò questo video sarebbe stato chilometrico, lunghissimo. Io vi mando un grosso bacio. Vi ricordo giù come al solito ci sono tutti i link. Se mi ricordo qualcosa in più, ve la scrivo nella post al blog dove vedrete le foto, perché naturalmente con le mie attrezzature, per come si possono definire, per le mie attrezzature, la qualità video non è eccellente, quindi vi lascio come al solito il link al post con le foto, quindi vedrete tutte le... Ah no, che sto dicendo? Che c'è? Che io dimenticavo i pennelli, guardate che testa! I pennelli che ho più amato, perché? Perché li ho messi qua e mi sono scordata. Allora, i pennelli. Allora, mi spiace tantissimo questo qui, che è quello, il Red Amplifier di Neve. L'ho scoperto quest'anno, l'ho comprato quest'anno, mi è piaciuto con alcuni fondotinta, soprattutto con quello di Bottega Verde, mi è piaciuto tanto, con altri molto liquidi, nì. Però a volte era anche il tipo di fondotinta che era magari un po' troppo poco coprente. Comunque, davvero un ottimo pennello, sfuma senza lasciare strisce, quindi davvero un ottimo pennello. Uno che continuo ad amare e a preferire poi sono quelli di Real Techniques, ed io vi mostro questo perché ma è anche sporco, che l'ho usato oggi, dell'Expert. Ne ho altri tre di Real Techniques e li amo, mi piacciono tutti davvero. I pennelli di Real Techniques non costano neanche tantissimo e sono morbidissimi, come quelli di Nive. Ne ho altri, vi faccio vedere questo a caso giusto per come esempio, oppure quelli di Essence, che ora ho visto usciranno quelli nuovi,
Questo è uno degli... vabbè, faccio vedere questo qui, quello d'ombretto, che lo uso tantissimo, ma quelli da viso, da cipria pure, uso sempre praticamente. Poi, altri pennelli che vi ho già mostrato e che conoscerete tantissimo sono il 227 di Zoeva, che è quello che utilizzo sempre. Amo nella piega per sfumare tantissimo, morbidissimo. Il mio, questo ha la scritta Cosmopolitan perché è uscito con un Cosmopolitan in Germania, me l'aveva preso la mia amica. E poi il 219 di MAC, questo pennello a penna per definizione. Io a volte purtroppo lo uso poco questo pennello perché non ho molto tempo a volte per truccarmi, però quando voglio fare un trucco perfetto, questo va bene. Due pennelli altri che vi mostro sono il pennello di Wet n Wild, questo qui che io amo, cioè ho acquistato così per caso e mi piace tantissimo perché mi permette sia di fare la sfumatura nella piega, sia di andare a creare bene, a fare bene questo lavoro di precisione a volte, non tanto preciso, però riesco a fare praticamente la V esterna sfumandola tranquillamente, mi piace un sacco. Un pennello che io amo per l'eyeliner, purtroppo lo vedete sporco perché l'ho usato oggi ed è quello che io sto amando tra tanti pennelli d'eyeliner che possiedo, è il migliore con cui mi sto trovando perché è proprio finissimo. Non so se lo riuscirete mai. Opla, è andata quasi nell'obiettivo. A vedere, è finissimo, è ancora più fino del pennello, adesso non ce l'ho qui, adesso ho portato di mano, di quello di Essence, quello verde piccolino, che anzi c'era verde ma hanno fatto poi altre colorazioni, e riesco a fare, come potete vedere, una decente riga di eyeliner, altrimenti non mi verrebbe. Sì, oramai si è anche un po', l'ho lasciato aperto e quindi si è seccato. Ed è appunto Beauty Trend. Tra l'altro anche qui la presa, quindi riuscite a essere proprio perfette e precise. Ora è davvero tutto. 41 minuti, vi lascio giù, ripeto, tutti i link a tutti i vari social, a tutte le pagine, eccetera, eccetera, il link al post al blog, i vari link che vi ho detto nel video di video extra. E nulla, se siete di qui per caso, avete visto questo video, vi ringrazio, ringrazio le nuove iscritte perché me ne sono arrivate alcune, quindi un bacione alle nuove iscritte, un bacione a tutti perché non ringraziare pure chi continua a esserci e continua a visualizzare, quindi grazie davvero tanto, quindi se vi iscrivete ditemelo così, vabbè che mi arriva la notifica, però sono contenta, quindi vi posso anche ringraziare, quindi grazie, grazie. Non vi dico, se passate di qui per caso, non vi dico iscrivetevi, se volete iscrivervi mi fa piacere, se non vi volete iscrivere non vi preoccupate. Un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!